Paragone con gli altri paesi, è vero che noi quest'anno a livello trimestrale cresciamo come la Germania, ma se paragoniamo l'annualizzato, cioè in un anno, che è quello che ci dà un po' più un senso, perché sennò è troppo congiunturale, è un dato troppo di breve periodo, la Germania cresce il doppio di noi, l'area dell'euro cresce il doppio di noi, la Spagna cresce 4 volte più di noi. Quindi non possiamo dire che noi stiamo facendo meglio degli altri. Per quanto riguarda la riduzione delle tasse, sono finanziate da, sì, riduzione di spesa, ma da 2/3 da aumenti di disavanzi. Quindi non si può dire che c'è. Ma no, basta guardare la manovra. Noi abbiamo un disavanzo che in realtà aumenta rispetto a quello che si sarebbe avuto se il governo non avesse Ah, fatto questo ci nulla. sarebbe avuto. No. Questo è fondamentale perché la politica Questa economica va misurata, no, però, e c'è un ultimo. Sì, va risposto, no, quando lei dice, se usate scusi, la flessibilità no, però vuol quando dire dice, qualcosa. no, a parte, dico, su questo rispondo subito perché se no si dà l'impressione proprio sbagliato. Quando si dice, ma lo fate con deficit. Il deficit in questi 2 anni, dove abbiamo fatto questa riduzione di spesa, è passato da 3%, passerà a 2,2%. Ma in base alla vostra previsione, di nuovo, in base a quella del Fondo Monetario, no. Quest'anno è passato da 3 a 2,6. È passato Ok? da Allora, 3 iniziamo. a Quest'anno stiamo 2,6, passando, cioè. e questo dato di Allora, fatto, diciamo. siamo passati da 3 a 2,6. Ma qui No, veniamo intanto va ancora veniamo un contro po' il dato all'aspetto di di quest'anno, assurdo che ancora una dicevamo. previsione. Angela, Non sappiamo ma il dato del 2015, cioè, no, le nel 2000. dico no, allora Ma le dico così, le do una io notizia. Il sono dato del felice che lei 2016, e possa se vedere mai il posso. futuro, ma in realtà lo sapremo a No, marzo no. dell'anno prossimo quale sarà il dato del Vabbè, però. 2015, quindi è Posso classe media tornare, Angela? sulla. Ma